Sono Lorenzo Verra, concessionario della Tenuta Bonicelli, un'azienda agroturistico-venatoria che si trova in Piemonte, precisamente nel Roero, a Ceresole d'Alba. Un terreno ondulato di circa 1000 ettari, all'interno del quale come azienda possiamo sviluppare diverse forme di caccia. Quella classica alla selvaggina stanziale, fagiano, pernice rossa, starna, oltre alle lepri. Come azienda siamo aperti tutto l'anno, a parte quindi il periodo autunnale della classica stagione venatoria, però durante tutto il resto dell'anno possiamo fare addestramento cani con sparo o senza sparo, oltre ad effettuare il prelievo a scopo alimentare degli ungulati in una zona molto ampia nel nostro parco recintato. Allora, Emanuele, le tue impressioni, com'è andata la giornata? Direi bene, perché qui alla Tenuta Bonicelli è sempre una garanzia. Il luogo, l'accoglienza, e sottolineo l'accoglienza, è sempre fatta in maniera davvero incredibile. Proprio la cortesia e soprattutto la finalizzazione a quello che sia il divertimento e l'ottenimento del risultato per il cacciatore. Direi che stamattina avete fatto fare soprattutto voi un po' di corsette ai daini che non avevano troppa voglia di farsi inquadrare nel reticolo, ma anche questo è stato bello e abbiamo visto delle zone della riserva che io almeno non conoscevo e mi sono piaciute moltissimo. Bene, mi fa piacere. Poi il resto della giornata, il pranzo? Il resto della giornata, il pranzo, insomma interroghi un anoressico mancato e un falso magro che quindi è portato a dire tutto il bene della vostra tavola. Siete sempre a un bel livello, una bella altezza, si mangia in maniera egregia e soprattutto in maniera da cacciatori, cioè non quelle cose che uno non capisce bene che cosa mangia, sa perfettamente quello che mangia. Abbiamo apprezzato, tra le tantissime cose buone che ci avete servito, i medaglioni di daino, e dato che non l'avevamo ancora preso ci è parso lì per lì un pochettino di presa in giro, ovviamente amichevole, e dall'altra piccola provocazione, una piccola provocazione di te, va, visto che non sei capace a prenderlo comincia a mangiare questo. Però è stata di buon auspicio, perché nel pomeriggio abbiamo visto una buona conclusione, direi. Bene, mi fa piacere, siamo stati onorati di avervi qui e avere te anche qui alla Bonicelli, speriamo di rivederti ben presto. Questo sicuramente sarà, grazie, davvero un piacere anche per me. Grazie mille. Arrivederci. Bene.